Pierluigi Barbieri, accusato di essere il killer di Ilenia Fabbri, pochi minuti fa ha confessato davanti al GIP. Ha detto: sono stato io ad uccidere Ilenia. Appena 30 minuti, tanto è durato l'interrogatorio di Claudio Nanni, che ha ammesso le sue responsabilità, ma ha anche detto Barbieri doveva semplicemente spaventare Ilenia e non ucciderla. Ha ammesso di aver dato incarico a Barbieri, ma solo di spaventarla, perché così sperava che lei si fermasse nelle varie cause che aveva attivato. Allora, iniziamo a sentire un po' di audio. Ciao Edoardo. Anche qui una confessione. Ciao, da buongiorno. Una settimana che non trattiamo questo caso, perché c'è stato la settimana di Sanremo, ma veramente, insomma, davanti a tutto quello comunque che stiamo sentendo. Comunque non l'ha detta la verità, eh? Allora, partiamo con gli audio, per favore. Non l'ha detta. Sentiamoli. Tra Arianna e la figlia Ilenia. Hanno detto che c'è qualcuno in casa, andate subito da loro, via Corbara 4. L'abitazione, via Corbara 4, sul campanello? Fabbri e Nanni. Va bene, adesso lo mandiamo subito. Fate presto perché c'è uno in casa, fate presto. Benissimo, mandiamo qualcuno. Lei come si chiama? Arianna, ma io non ci sono. Questa era la richiesta di soccorso, no, Edoardo? Sì. E poi di audio adesso ne manderemo in onda tanti, esatto, anche audio esatto. Inquietanti. Edoardo. Esatto, questa è la richiesta, come dicevi correttamente, di soccorso che fa Arianna, la figlia di Ilenia Fabbri, alla polizia. Sono le 6:06 quando lei riceve da questa casa la telefonata disperata, spaventata, della sua amica compagna, appunto Arianna, che è in casa dove sta avvenendo l'omicidio di Ilenia, e poi chiama appunto un paio di minuti dopo la polizia. Sono attimi drammatici, perché in quei momenti si sentono Arianna stessa, l'amica, in casa sente delle urla, sono le urla della povera Ilenia, e c'è la colluttazione col suo assassino, a proposito del quale ieri c'è stata questa ulteriore svolta. Parlavi correttamente di confessioni, sono arrivate ieri due confessioni diverse, ma divergenti, distinte, diverse. Una piena, quella di Barbieri, che ha detto: sì, io sono stato mandato per uccidere Ilenia, il mio mandato era di strangolarla e poi buttarla addirittura giù per le scale per simulare la colluttazione magari con un ladro che si fosse introdotto in casa, tant'è che doveva mettere a soqquadro anche la camera da letto, l'abitazione. Diversa invece la posizione, a differenza di quella appunto di Barbieri, detto lo zingaro in ambiente criminale, invece diversa la confessione che ha reso davanti al GIP Claudio Nanni, indagato anche lui per l'omicidio. Lui ha detto: sì, è vero, io avevo dato mandato a quest'uomo, ma non avevo detto di uccidere Ilenia, avevo detto solo di spaventarla. Gli aveva fornito le chiavi dell'abitazione, doveva entrare il barbiere e doveva introdursi in camera da letto spaventandola. Su questo punto, Eleonora, c'è un altro elemento molto importante che andrebbe ad avvalorare, a seconda appunto delle due difese, le due ricostruzioni, quello dei soldi. Secondo il barbiere, infatti, il killer di Ilenia, lui dice: Nanni mi aveva promesso 20.000 euro e un'automobile, quindi una cifra decisamente più importante dei 2.000 euro di cui invece parla Claudio Nanni, che sarebbero stati quelli che lui gli avrebbe dato semplicemente per spaventare Ilenia. Giornata densa, dicevamo, quella di ieri. Dicevamo che le indagini comunque proseguono soprattutto su questo fronte, come sul fronte scientifico. Per esempio, sono stati trovati effettivamente questi 2.000 euro, ma sembra che non c'entrino niente appunto con questa commissione, nelle tasche dello stesso Barbieri. Si stanno facendo indagini dattiloscopiche su questi soldi, ma dicevamo ieri è stata una giornata molto molto tesa, proprio perché abbiamo visto Nanni per la prima volta davvero diverso rispetto a quello dei giorni scorsi, testa bassa, questo giacchino blu in mezzo a questi poliziotti, accompagnato in aula, certo, e poi il resto è cronaca. Abbiamo visto poi le immagini, che blerate. Adesso vi voglio far ascoltare questa telefonata in cui Claudio Nanni chiede aiuto ad un'amica di Ilenia per contattare altre amiche
che sarebbero andate al funerale. Per cui questa è la telefonata prima del funerale di Ilenia. Sentite. Ciao, è caduta la linea. Sono Claudio. Ciao, ho visto. Ascolta, io ho bisogno di chiederti una cosa. Dimmi. Di Arianna. Certo. Allora, siccome Arianna desidera una cerimonia di Ilenia in forma privata. Certo. E vorrebbe che comunque quelle 4-5 amiche persone che praticamente rappresentano un po', insomma, di un vostro gruppo, certo, che mi ha detto, e ti chiederei se gentilmente tu potessi contattare nell'immediato queste 5 persone. Se vuoi ti posso fare un elenco, sono 5 persone, tu le conosci, sì, benissimo. Va bene. Dal momento che ti chiamo le avvisi tu immediatamente. Va bene, ma per quando? Adesso ancora, okay, faccio fatica a dirtelo io. Va bene Claudio. Contatti, va bene, d'accordo, ok, grazie, va bene, niente Claudio, ciao. Allora, fra l'altro quel garage adesso si è aperto, datemi la diretta per favore di Edoardo Lucarelli, mettiamo i cartelli però di fine prima parte, grazie regia, e poi andiamo in diretta. Edoardo, sento più. Edoardo? Sei in linea? Sì, allora, non vi sento, ma vado avanti a braccio. Allora, si è aperto in questo momento, appunto, come dicevi, il cancello, quella è l'abitazione. Tra l'altro, quello è un luogo che abbiamo purtroppo tristemente imparato a conoscere, perché quello è il piano inferiore di questa villetta a 3 piani. C'è un altro elemento legato a quella porta, a questa abitazione, che vogliamo riferirvi, che secondo la Procura sarebbe fondamentale e decisivo. Qual è? È che dietro quella porta, in realtà, ce n'è un'altra più avanti, perché quella è la prima parte, quella del garage. Ce n'è un'altra più avanti, che è una porta tagliafuoco, che di solito Ilenia, soprattutto la settimana in cui non era in compagnia della figlia, chiudeva come dei ganci, dei paletti praticamente, che sono dietro quella porta lì. Ecco, due ulteriori elementi di sicurezza con cui lei si garantiva nel corso della notte. Quella mattina, e questo è fondamentale per la Procura, quella mattina il Nanni ovviamente doveva andare via con la figlia, quindi lui sapeva benissimo, secondo gli inquirenti, anche che quei due elementi sarebbero rimasti aperti, perché Arianna, uscendo alle 5.59 da quella porta, apre sia i ganci e quindi sia quei paletti, sia la porta tagliafuoco. Quindi il killer, se avesse avuto semplicemente le chiavi, ma quei due ganci fossero rimasti chiusi, non sarebbe potuto entrare. Dunque, secondo la Procura, altro elemento che schiaccia in tutto e per tutto Claudio Nanni. Perché? Perché lui organizza proprio quella macchina che dovevano andare a recuperare quel giorno e l'uscita della figlia, sapendo che quegli altri due elementi, chiamiamoli di disturbo, in quel momento potevano non influire sull'attività che doveva fare il killer. Allora vediamo un attimo, poi commentiamo insieme, vediamo però, allora, quelle amiche che ha chiamato Claudio Nanni, ma poi avete sentito addirittura la telefonata, sì, prima del funerale, si faceva sentire anche un po' triste, sì, dimesso, poverino, sì, sì, dimesso, sì, dice sì, no perché, no, capito, per cui faceva tutta la parte, capito, io non... Veramente, guarda, schifo, sentire quell'audio è incredibile. Le amiche, sì, alcune di quelle che lui aveva contattato, adesso le rivedremo in questo filmato, guardate. Immaginate tutta la gente che vive la vita in pace. Arianna, noi abbiamo voluto molto bene alla tua mamma e gliene vorremo sempre, così come vogliamo bene a te, che sei parte di lei. La tua mamma, ogni passo che ha fatto, l'ha fatto per te, tu prima di ogni altra cosa. Il suo splendido sorriso, la sua allegria, nascondevano magistralmente le sue paure. Non avrebbe mai fatto niente per turbare la tua serenità, perché ti amava tantissimo. Voleva darti ciò che le è mancato, e per questo ha lottato fino all'ultimo
con coraggio. Per noi è stata una sorella, un'amica che ci ha insegnato molto, così come avrà insegnato molto anche a te. E speriamo che tu possa continuare a camminare sulle impronte che ti ha lasciato. Fai che l'amore vinca. Noi ti siamo vicine. Se e quando vorrai, noi per te ci saremo sempre. Le amiche della tua mamma. È un'accusa questa dell'amica. Lei dice, dice Ilenia, addirittura davanti a tutti, durante il funerale, dice Ilenia stava male. Ilenia stava male, ma non voleva che tu stessi male. E noi sappiamo che quando lei veniva picchiata e maltrattata, cercava sempre di far sì che la figlia non assistesse. Quindi veramente lei ha salvaguardato la figlia sempre, tanto che adesso voleva fare testamento prima del divorzio, in modo che la figlia avesse non solo la legittima, ma anche tutto ciò che la mamma possedeva. Quindi queste amiche sapevano esattamente come stavano le cose, sapevano che Ilenia aveva paura. Io mi chiedo. Allora, sentite Ilenia come descriveva ad un'amica il matrimonio con Claudio, per cui chiaramente poi siamo venuti a sapere tutto quanto dopo. Su Claudio, però, i primi sospetti erano partiti subito, immediatamente, cioè dai primi due giorni si era addirittura parlato di un mandante, quello che poi è stato. No, ma anch'io ti dico, io ero arrivata al limite, dopo sai, ci sono tante cose, magari uno porta avanti per i figli, subentra la routine, c'è il lavoro insieme, io ho fatto degli sbagli, sicuramente non dovevo lavorare con lui, quello sicuramente ha portato proprio alla tomba totale, perché dopo poi i problemi te li porti a casa, il lavoro te lo riporti a casa, già la vita di coppia non è semplice. Io per tantissimi anni mi sono adattata, sono sempre stata zitta. Poi dopo, sai, si cresce, si matura, vedi delle cose che non ti stanno più bene, quindi inizi anche a dire la tua. Non sempre a tutti, perché mio ex marito, essendo anche più grande, sicuramente voleva un po' prevalere, non dico un po', ma tanto. E quindi dopo un po' inizi a stancarti, la situazione si fa fatica, diventa insostenibile. Non si sta più bene, dopo diventa veramente un macello. Io... Dopo diventa un matrimonio durato 19 anni. Ed è diventato un macello. Proprio ieri Mattarella diceva che il femminicidio e questa violenza contro le donne non solo è allarmante, ma è veramente inquietante per l'animo umano. Io mi chiedo come si può in verità strangolare, cioè uccidere una donna per 20.000 euro, una madre, una persona che lavora, una persona che insegna alla figlia la felicità, l'amore, l'onestà, che si propone in un modo unico. Come pensando si può di farla franca, uccidere però, un'eroina? Pensava di farla franca per 20.000 euro e una macchina? Cioè, questo è un uomo? Io non lo voglio chiamare un uomo, non è una persona, non è neanche un animale, è qualcuno che deve stare altrove, non può stare nella nostra società. Le donne hanno bisogno di essere protette, ma non basta la nostra protezione, il nostro grido e il fatto che parliamo con le amiche. Ci vuole probabilmente anche uno Stato che ci protegga di più. Lui pensava di farla franca perché in realtà il piano era diverso. Cioè, diciamo, il killer arriva con la sua auto che viene inquadrata dalla telecamera, aspetta che Claudio vada via con la figlia, entra con le chiavi che gli ha lasciato Claudio, sa che i ganci sono aperti, sa che deve andare al piano di sopra dove Ilenia dorme, sa che deve strangolarla, ma non sa che lei si difenderà come una leonessa, quindi la insegue giù per le scale, è costretto a usare il coltello della cucina che non doveva usare, quindi a lasciarlo lì sporco. In quel momento lui non sa che i vicini che hanno sentito le urla stanno suonando, quindi tutto il piano che doveva essere fingere una rapina, certo, buttare tutto per aria, va a monte. Allora a il monte. Video, fra l'altro, c'era il video del killer, che è stato un video diffuso poi in questi
in questi giorni e poi chiaramente è arrivata la confessione di Claudio Nanni. Ecco, perché il killer a un certo punto si era accorto della telecamera, no? Si era girato e poi se n'era andato di spalle pensando di non essere, visto, ma gli inquirenti hanno trovato tutto. Io sono d'accordissimo sulla questione che c'è chi strangola un uomo, una donna, ma ancor di più una donna, è qualcosa di... non è neanche una, non è neanche una bestia. Dopodiché non riesco a comprendere anche la difesa attuale, cioè dire lo avevo mandato per farle paura. Ma che significa? Certo. Ma che cosa significa un uomo che vuole far paura alla sua ex moglie? Cioè, quindi come si va avanti in questo rapporto? Mm-mm. È una roba folle. Io ho apprezzato enormemente una grande artista come Loredana Bertè che ha usato il palco di Sanremo per dire in una frase sola un messaggio importantissimo. Al primo schiaffo, denunciate. Ricordatevelo, al primo Loredana, schiaffo, Loredana, che insomma ha una storia, insomma, ha raccontato anche lei, appunto, di... Non ha denunciato al primo schiaffo.